Oggi parliamo di un possibile grande giocatore per il futuro. Ci vogliamo sbilanciare parlando di Bruno Ocbus, difensore centrale svizzero di origine nigeriana, classe 2005, uno degli obiettivi di mercato del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Ocbus è un talento grezzo, nato e cresciuto nel vivaio del Grasshopper, dove il Friburgo lo ha scovato a 16 anni e mezzo, portandolo a completare la sua formazione in Germania. Da lì si è preso il posto nella squadra Under 17 dei tedeschi, scalando gerarchia in Under 19 nella squadra B, che gioca nell'equivalente della nostra Serie C. Ocbus, sotto età, ha sorpreso tutti, diventando anche uno dei pilastri della nazionale Under 17 svizzera e poi dell'Under 19, con cui si è giocato fino alla fine la qualificazione per l'Europeo di categoria. Prima di andare avanti vi ricordo di lasciare un commento o di iscrivervi al canale andando a vedere anche che tipo di vantaggi abbiamo previsto per i nostri abbonati. Scouting Corner 14. Ocbus è un difensore centrale destro, di piede destro, di grande struttura fisica e di un dinamismo fuori dal comune. Lo diciamo subito, scomodando un paragone importante. Ocbus ricorda moltissimo Akanji, difensore centrale svizzero del Manchester City. Il giovanissimo centrale del Friburgo è un difensore moderno che non ha nessuna paura ad andare a sfidare la pressione avversaria dal basso quando ha campo davanti per attaccare. Invade la metà campo avversaria e va a puntare con una velocità estrema, testa alta e con capacità di dribbling impressionante. È bravissimo a spostare palla in velocità dal destro al sinistro e lo fa sempre in maniera imprevedibile, puntando gli avversari e disordinandoli con le finte di corpo. Questo fa sì che si riesca a creare sistematicamente la superiorità numerica per i suoi e generare equivoci nelle uscite difensive degli avversari. Con quella velocità e quella capacità tecnica in fase offensiva può anche pensare di giocare da esterno basso di destra. Dicevamo della sua velocità, lui è uno di quei difensori che può tranquillamente giocare con tanto campo dietro, un po' come è accaduto proprio nel Milan al primo Tomori, che si fidava tantissimo della sua incredibile esplosività in allungo quando si trattava di andare a correre all'indietro, coprendo la profondità con grandissima sicurezza. Ocbus è poi molto bravo in tutte quelle che sono le caratteristiche primarie di un difensore centrale. È tosto a duello, sa sentire l'avversario ed orientarlo a giocare sempre sul lato debole. È molto aggressivo, si incolla all'attaccante e difficilmente lo fa girare, sporcandogli i controlli e costringendolo sistematicamente a giocare spalle alla porta. In più il centrale svizzero è anche molto bravo nel leggere il tempo dell'anticipo, concentratissimo in campo, studia le linee di passaggio e scappa in avanti recuperando palla e trasformando l'azione immediatamente da difensiva in offensiva. Difende bene negli uno contro uno andando a prendersi la palla con grande determinazione e forza, protegge bene l'interno e quando recupera palla è subito propositivo. Di testa esplosivo ed ha tempo di stacco e anche quando non domina il duello riesce a far giocare male la punta avversaria. È molto forte anche a contrasto sulle palle contese. Ovviamente parliamo di un giovanissimo che può davvero ancora molto lavorare sul suo grande potenziale. Può migliorare in trasmissione palla sotto pressione, dove spesso, soprattutto col sinistro, diventa istintivo e poco preciso. Deve pulirsi nei cambi di campo sul lungo, anche qua gli manca precisione e a volte coordinazione per riuscire ad essere efficace. Può partecipare di più alla fase offensiva andando a saltare in area di rigore in maniera più decisa di quanto già non faccia. Uno con quell'elevazione deve segnare di più dentro l'area avversaria. Può crescere ancora molto e ovviamente il Milan dovrà trattare per questo talento evidente. Il Friburgo si è subito irrigidito dicendo che il giocatore è incedibile. Io mi fermo qui, vi lascio al prossimo video.